non sto al top. Percentuale, se ti dico magari al 50%, magari ti può sembrare un po' troppo esagerato. No, sicuramente c'ho ancora dei margini, diciamo, di miglioramento a livello di condizione, quindi spero di fare molto meglio per la squadra. Sicuramente c'è un'ottima organizzazione, noi diciamo, durante gli allenamenti credo che lavoriamo su tutte e due le fasi, sia sulla fase offensiva che sulla fase difensiva molto bene. Però ecco, ti dico sul fatto che dal 3-5-2 siamo più 5-3-2, ti posso dire che comunque la maggior parte delle squadre in Serie B fanno anche un 6-3, cioè magari hanno tipo un modulo 3-4-3, poi alla fine in fase difensiva comunque tutti tornano dietro la linea della palla, tutti nella propria metà campo. Per questo la Serie B è un campionato molto difficile, perché è difficile trovare spazi e quindi trovi squadre ben sistemate in fase difensiva. Spero possa pagare in positivo, non in negativo. Sì, secondo me comunque è un modulo che garantisce anche un certo equilibrio alla squadra, perché magari con i due esterni diciamo, sono di supporto sia al centrocampo che sia alla difesa. Quindi credo che sia un buon modulo. Poi io diciamo, lo pratico dagli ultimi 2 anni a Ascoli. Ho fatto questo modulo qui e devo dire che mi sono trovato anche abbastanza bene. È un po' diverso, diciamo, quello che facciamo qui, perché con Rastelli abbiamo più organizzazione e cioè, vari accorgimenti tattici rispetto all'anno scorso. Però le idee ci sono e sono, secondo me, molto, molto positive. L'Empoli con bisogna mettersi i coltellini nei calzettoni e tirarglieli agli attaccanti. No, nel senso che loro sono una squadra molto forte, soprattutto davanti. L'anno scorso, quando ci giocavo contro, diciamo, c'era Tavano e Maccarone, che era quasi un piacere vederli giocare. Perché si conoscono a memoria, quando uno fa un movimento l'altro di conseguenza fa subito diciamo, l'altro. Hanno un gioco fluido e sono sempre pericolosi. No, il segreto è sempre uno, diciamo, la grinta, l'umiltà e comunque la voglia di emergere. Quella voglia che comunque non ti deve far mai mollare l'osso dalla bocca, perché una volta che cali di concentrazione, di cattiveria, di grinta, in Serie B ti saltano addosso. Ah, lui ci ha fatto anche complimenti, però lui non le vuole queste cose, i cali di concentrazione, e diciamo su questo secondo me è anche molto bravo, perché sta lì sempre a punzecchiarci per farci stare vivi. Dipende uno come li affronta gli avversari. A me pure è capitato, ad esempio, l'anno scorso, all'andata abbiamo vinto, abbiamo fatto molto bene in fase difensiva e poi al ritorno ci hanno tritato. Secondo me prima dipende, diciamo, dal contesto proprio di squadra. Da come svolgi la partita, è normale che meno palloni arrivano in difesa e noi più siamo avvantaggiati. E quindi per questo, se il centrocampo va bene, l'attacco va bene, anche in difesa andiamo bene, e viceversa al contrario in fase offensiva. E noi sicuramente dobbiamo avere la massima concentrazione e cercare di concedere il meno possibile. A livello di struttura, sì, magari non tanto su Maccarone, perché magari Maccarone, diciamo, tra i due è quello un pochettino più, diciamo, più statico, tra virgolette. Mentre Tavano, magari quando parte in velocità, è uno più rapido, che sa saltare meglio l'uomo. Ci sono degli accorgimenti da prendere
su questi due attaccanti perché sono molto forti. Partenza vi aspettate lunedì sera contro l'Empoli? Ah, io spero quello che ho visto gli ultimi tempi. Nelle ultime partite devo dire che sono stato anche molto, molto contento diciamo, di vedere un pubblico così, che era da un po' di tempo che non lo vedevo. Sicuramente loro hanno contribuito molto a questi risultati positivi che abbiamo fatto. Quindi spero che ci aiutino a trascinarci verso magari un risultato positivo anche lunedì.